In via Michele Mazzella, a Ischia, nei pressi della Chiesa del Crocifisso, continuano i disagi per i residenti a causa della presenza dei basoli dissestati che compongono la canalina sottostante il marciapiede e che al passaggio delle auto dà origine a rumori insopportabili. E così, in queste ore, il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista ha presentato un'istanza indirizzata al sindaco e al sindaco facente funzioni del comune di Ischia e ai responsabili dell'ufficio tecnico e di quello della manutenzione, in cui si legge: constatato, su segnalazione di alcuni cittadini, che in via Michele Mazzella, nel tratto di strada antistante la chiesa del Crocifisso, molti dei basoli che al di sotto del marciapiede compongono la canalina di raccolta dell'acqua piovana risultano pericolosamente spaccati. Tenuto conto che i suddetti basoli spaccati al passaggio delle macchine creano rumori i quali, specialmente di notte, risultano insopportabili per i residenti, chiede alle autorità in indirizzo, ad ognuna per le proprie competenze, di intervenire immediatamente per eliminare il dissesto dei basoli che da tempo interessa la canalina sottostante il marciapiede di via Michele Mazzella. L'augurio naturalmente è che con la presentazione dell'istanza da parte del PCML l'amministrazione comunale di Ischia avverta il dovere politico ed istituzionale di mettere in sicurezza i basoli dissestati della canalina di via Michele Mazzella, di eliminare il dissesto e con esso i rumori insopportabili che provocano al passaggio delle auto.